Qualche settimana fa è uscito nelle sale cinematografiche il film con il premio Oscar Russell Crowe, L'esorcista del diavolo, una rivisitazione della figura di Padre Amort, il più celebre esorcista cattolico morto a Roma il 16 settembre del 2016. Il film è soltanto una interpretazione hollywoodiana del personaggio e forse anche per questo ha sollevato critiche in Vaticano. Resta però una pellicola buona, semplicemente per intrattenersi al cinema. Ha una buona suspense, la presenza di un attore del calibro di Russell Crowe e qualche effetto speciale ben fatto. La visione di questo film, però, mi ha spinto a rimettere insieme alcune considerazioni sul fenomeno della possessione diabolica e degli esorcismi, per vedere se possiamo dire qualcosa di più sensato e plausibile rispetto alla convinzione comune, diffusa se non altro tra i credenti, per la quale vi siano entità, i demoni, che prendono possesso della coscienza e del corpo di poveri sventurati e ne indirizzano azioni e parole. Ho pensato di dividere questo video in quattro parti, che sono queste. Nella prima farò una introduzione agli esorcismi in ambito cristiano e la cronaca, con qualche considerazione, del più celebre, del più famoso degli esorcismi. Vedremo tra poco quale. Nella seconda farò degli esempi di possessioni ed esorcismi in altre culture e in altre religioni. Nella terza parte parlerò delle possibili spiegazioni di questo inquietante fenomeno. Nella quarta ed ultima parte riporterò delle considerazioni su padre Gabriele Amort di Renato Pierri, che è un teologo e docente di religione nella scuola superiore, che ha analizzato i testi e le parole del celebre esorcista, ricavandone delle conclusioni molto interessanti. Veniamo perciò alla prima parte. Nella pratica della Chiesa cattolica e di altre chiese cristiane ci sarebbero alcuni indicatori che rivelano una possessione demoniaca. Per esempio, l'avversione al sacro, la dimostrazione di una forza fisica superiore alle normali capacità umane da parte del posseduto. In più, la capacità di parlare lingue sconosciute, xenoglossia si chiama tecnicamente, e la previsione addirittura di eventi non ancora accaduti. Ecco, ma come si arriva alla possessione, secondo il celebre esorcista del Vaticano, appunto il già citato padre Gabriele Amort? Oltre alla partecipazione a riti esoterici, sedute spiritiche o riti satanici, o alla consultazione di medium, lettrici di carte, di mani o di tarocchi, ci sarebbero altre attività all'apparenza insospettabili che favorirebbero l'ingresso del demone nel corpo del posseduto. Tra queste c'è lo yoga in tutte le sue forme, le tecniche dei chakra o l'agopuntura. Per i bambini sarebbe pericoloso addirittura festeggiare Halloween, vedere i Pokémon, Harry Potter o Peppa Pig, e per i giovani invece sono veicoli del demoniaco la pornografia, la musica rock, le telenovelas di origine anglosassone, i film horror e fare tatuaggi. Per capire però quante e quali narrazioni ruotano intorno al fenomeno religioso, ma soprattutto culturale, della possessione e dell'esorcismo, è utile analizzare un caso famosissimo che stiamo per vedere. Si tratta del caso che ha ispirato il celebre film del 1973 diretto da William Friedkin e tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty, e cioè L'esorcista. Il romanzo L'esorcista di William Peter Blatty è ispirato a una storia che circolava quando l'autore si trovava al college. Il bestseller e il film che ne è stato tratto ha avuto una enorme influenza culturale, ma la vera storia del bambino tredicenne, che ha ispirato poi il personaggio dell'indemoniata Regan, sembra ben lontana dal soprannaturale. Il bambino, conosciuto con lo pseudonimo di Roland Doe, abitava nell'area di Washington DC. Sembra che la zia, appassionata di spiritismo, giocasse spesso con lui con una tavoletta Ouija. Dopo la morte della zia, i genitori di Robby cominciarono a notare strani rumori e comportamenti. Chiesto l'intervento del loro pastore, in breve si convinsero che il figlio fosse posseduto dal maligno. Dopo alcuni esorcismi, sia cattolici che protestanti, il ragazzo sarebbe stato liberato e avrebbe continuato a vivere un'esistenza normale. Ma come si è arrivati alle scene spesso raccapriccianti del film
che hanno avuto una forte influenza culturale nell'immaginario occidentale del fenomeno delle possessioni e degli esorcismi? E quindi scopriamo che gran parte di questa storia si basa su racconti di seconda o terza mano, e anche il mitico diario degli esorcismi cattolici al ragazzo non distingue tra gli eventi a cui ha fisicamente assistito il presunto autore, il prete Raymond Bishop, e quelli che sono stati riferiti. In The Signs of Miracles, lo scettico Joe Nickel spiega che i poltergeist, le scritte sulla pelle, la glossolalia, cioè la presunta capacità di parlare improvvisamente delle lingue sconosciute, hanno, anche nel caso di Rolando, spiegazioni razionali e oggi non esiste alcuna prova di forze soprannaturali. Spesso i poltergeist riferiti dai testimoni sono frutto della suggestione, altri sono ridicolmente facili da simulare. Le scritte sulla pelle, per esempio, erano concentrate sul lato sinistro del corpo, proprio come ci si aspetterebbe da un destrimano che se le incide con le unghie, e una delle unghie di Robby pare fosse particolarmente lunga. Si è detto che il ragazzo aveva parlato aramaico, ma anche questa affermazione è risultata priva di fondamento. Una delle indagini più recenti sul mito che ha dato origine all'esorcista è stata quella dello scrittore Mark Opsasnik, pubblicata nel 1998 su Strange Magazine. Lo scrittore ha avuto la possibilità di intervistare i vicini di casa del ragazzo. Ne viene fuori che era un bullo pestifero che giocava continuamente scherzi agli altri ragazzi del vicinato. Lo scrittore, e questo è molto interessante, ha anche intervistato padre Walter Halloran, uno dei pochi testimoni allora viventi disposti a parlare. Queste sono alcune risposte all'intervista a padre Halloran. Il ragazzo ha parlato altre lingue oltre all'inglese? Solo il latino. Sembrava che capisse il latino che stava parlando? Credo che ci stesse solo scimmiottando. Ci furono cambiamenti nella voce del ragazzo? Non direi. Quando il ragazzo l'ha colpita sul naso, ha dimostrato di avere una forza straordinaria? Non lo so, credo di non averci nemmeno pensato molto. Certamente non è stato come se mi colpisse Tyson o qualcosa del genere. Rida. L'autore afferma di avere anche rintracciato Rolando in persona, ma l'uomo si è rifiutato di confermare alcunché e ha chiesto di non chiamare mai più. Analizzando altre indagini fatte sul fenomeno degli esorcismi, emerge quanto abbiamo già visto nella storia appena raccontata. Ci sono comportamenti anomali da parte dei presunti posseduti, come urla, agitazioni, parole scomposte e prive di senso, rabbia impetuosa, uso di termini volgari e osceni, ma non si hanno documentazioni di levitazioni, per cui i corpi fluttuerebbero in aria in contrasto con le leggi della fisica, o di lingue antiche parlate correttamente dal soggetto, camminate sui muri in modo simile ai rettili, né altre manifestazioni soprannaturali di questo tipo. Passiamo alla seconda parte di questo video. È molto interessante notare che i fenomeni di possessione, con i conseguenti riti di esorcismo, sono diffusi in altre culture e in altre religioni. Poiché i riti hanno apparentemente successo anche in questi casi, sembra davvero difficile ammettere che essi siano una prerogativa del cristianesimo e che sia solo il cristianesimo ad averne le giuste chiavi di interpretazione. In altre parole, se davvero si tratta degli interventi del diavolo e che servano specifiche formule con valore teologico, come mai le pratiche esistono anche altrove e riti diversi hanno lo stesso effetto? Difatti troviamo fenomeni di cosiddetta possessione nell'Islam, nell'induismo, nella religione ebraica, nel chemetismo, nello shintoismo, solo per citarne alcuni. Ad esempio, fin dalle sue origini, l'Islam crede nella possessione di spiriti maligni o di Satana e prevede l'intervento dell'esorcismo contro queste forme malefiche. Se ne parla in 9 sure del Corano e si fa riferimento in particolare ai jinn, che sono creature intelligenti che possono possedere un uomo sia per scopi malefici che benefici. Neppure la religione ebraica è esente da queste manifestazioni, da queste credenze. In alcune tradizioni giudaiche una persona può essere posseduta da uno spirito maligno chiamato Dibbuk, che si ritiene essere l'anima vagante di una persona morta e fuggita dalla Geenna, un termine ebraico tradotto liberamente come inferno. Qualcosa di molto simile esiste nel chemetismo.
Il chemetismo consiste in un insieme di nuovi movimenti religiosi che attingono pratiche e credenze nell'antica religione egizia. Per il chemetismo, la possessione consiste in un forte squilibrio dell'ordine interno del Ka, che è uno dei numerosi elementi che per gli egiziani costituivano la personalità umana. Per queste possessioni, di norma, non avvengono riti di esorcismo sulle persone che devono affidarsi alla preghiera e all'utilizzo di amuleti magnetizzati. È possibile, però, a volte, richiedere l'aiuto di un sacerdote o sacerdotessa autorizzato all'esorcismo. Nello shintoismo, invece, per concludere questa breve disamina, che può essere assolutamente estesa in modo esponenziale, si crede nell'esistenza degli yukai, parola che può essere tradotta con spettri, apparizioni o demoni. Si tratta comunque di entità spirituali che possono causare possessione demoniaca, provocando danni e sfortune nei malcapitati di cui si impossessano. Dicevo poco fa, e lo ripeto, che dovrebbe far davvero riflettere che le cosiddette possessioni, ammesso che siano tali, siano diffuse in molte religioni e che vengano trattate efficacemente da riti diversi che poggiano su teologie diverse. Come potrebbe dire una qualsiasi di queste religioni che le sue possessioni sono le uniche vere e che quindi il suo rito e la sua teologia siano gli unici in grado di trattarli? Ma passiamo alla terza parte del video. Come possiamo spiegare i cosiddetti fenomeni di possessione senza scomodare i massimi sistemi? È possibile che si possano comprendere i fenomeni di possessione e di esorcismo senza necessariamente scomodare il soprannaturale o il Padre Eterno. Nel XXI secolo ormai abbiamo conoscenze che provengono dalla medicina, dalla psicologia, dall'antropologia che possono metterci in condizioni di comprendere questi fenomeni. Dal punto di vista medico, per esempio, ci sono diverse patologie psichiatriche che spesso, purtroppo ancora oggi e maggiormente dove la cultura scientifica è meno diffusa, sono scambiate per possessioni. Nella schizofrenia paranoide, per esempio, la persona può essere convinta di essere perseguitata da qualcuno, di essere spiata o anche di essere posseduta da demoni. Trattandosi di una condizione psicotica, può anche essere accompagnata dalla comparsa di allucinazioni visive e uditive. Nelle condizioni più gravi di schizofrenia può anche succedere che la persona inizi a manifestare stati di fortissima agitazione, eloquio disorganizzato, fino a creare nuove parole o a generare frasi completamente senza senso. Catatonia, cioè il momento in cui la persona si perde completamente in se stessa, rimanendo del tutto immobile, oppure perdita della prosodia vocale, che porta poi a parlare perciò in maniera piatta e monotonale. Un'altra patologia che possiamo ricondurre ai fenomeni che spesso si attribuiscono alle possessioni è la sindrome di Tourette, scoperta solo ad un certo punto della storia piuttosto recente, tanto che il neurologo Oliver Sacks ne parla nel suo libro famoso L'uomo che scambiò la moglie per un cappello. Una complicazione poco comune della sindrome di Tourette è la coprolalia, che porta l'individuo a pronunciare parolacce in maniera incontrollata. Potremmo anche aggiungere il fenomeno dell'epilessia, che si presta per via delle sue manifestazioni, cioè perdita di conoscenza, convulsioni forti a tutti gli arti, respiro rumoroso e perdita addirittura di urina, ad essere scambiata per ciò che la cultura di una popolazione associa alla possessione. Ad ogni modo, un interessante articolo, Practicing Exorcism in Schizofrenia, mostra come la schizofrenia paranoide è una delle malattie psichiatriche i cui sintomi sono più di frequente sovrapponibili e confusi con quella della possessione diabolica. Eppure, anche in assenza di malattia mentale è possibile vivere una esperienza demoniaca. In questo caso la manifestazione può essere costruita dal nulla all'interno di un contesto in cui si contempla proprio quella credenza. E certe esperienze naturali vengono interpretate in chiave soprannaturale. Armando De Vincenzis, psicologo del CICAP, nel rimarcare che le forme di possessione sono diffuse in tutte le culture e che si esprimono secondo le usanze e le credenze proprie di ciascuna di queste culture, sostiene anche che esse abbiano però alcuni elementi in comune. De Vincenzis dice infatti che, riporto le sue parole, il posseduto utilizza un fine utilitaristico,
La possessione è un mezzo di protesta per dire o fare cose che di norma gli sono vietate o che non è in grado di fare all'interno di quella specifica cultura. Ad esempio, ci sono alcune donne islamiche che hanno la convinzione di essere possedute da alcuni spiriti e soltanto in quel momento possono dire la loro verso il marito, possono partecipare alle decisioni familiari e possono anche utilizzare un linguaggio diverso rispetto al solito. Quest'ultimo aspetto è davvero molto interessante, vale la pena rimarcarlo. La possessione come strumento utilitaristico attraverso cui le persone dicono cose che normalmente non possono o non sanno dire, fanno cose che normalmente non possono o non sanno fare, possono permettersi, cioè comportamenti che normalmente non sono in grado di attuare oppure sono loro vietati. Cosa dire, e passiamo al quarto e ultimo punto di questo video, dal punto di vista teologico sul fenomeno dell'esorcismo e delle possessioni? Si pronuncia su questa questione Renato Pierri, teologo e docente di religione cattolica nei licei, in un libro interessante che si intitola Sesso, Diavolo e Santità. Il libro si concentra prevalentemente sulle, cito testualmente, relazioni aberranti e perverse che alcuni illustri santi hanno intrattenuto con uno degli aspetti fondamentali della vita umana, la sessualità. Ma si chiude il libro con un attacco frontale, ed è questo che ci interessa, all'esorcista Don Gabriele Amort e, riporto di nuovo testualmente, a tutti coloro che ancora oggi, con l'avallo della Chiesa, seguitano a considerare un frutto dell'azione demoniaca quelli che in realtà sono puri e semplici sintomi di disagi mentali e turbe psichiche. Il libro dedica l'ultimo capitolo, dalla pagina 109 alla pagina 150, alla confutazione di tutte le teorie di Padre Amort, chiamiamole per rispetto così. Il capitolo si intitola Il diavolo di un esorcista e mi riservo di parlarne diffusamente in un altro video. Per concludere questo video, però, mi limito a riportarne solo una parte. Cito testualmente Renato Pierri, che scrive così. Così, possessioni diaboliche e relativi esorcismi non solo contrastano con la ragione ed il buonsenso, ma non trovano neppure serio fondamento nelle scritture. Il noto esorcista se la prende con i teologi moderni definendoli eretici, giacché identificano Satana con l'idea astratta del male e si appella alla Bibbia, alla patristica, al magistero della Chiesa. Il problema che però Amort sembra ignorare non è la negazione dell'esistenza di Satana, bensì i modi con i quali lo spirito maligno agirebbe, che non possono essere ridicoli, puerili e contraddittori. L'esorcista, alla domanda in quale modo il diavolo si oppone a Dio e al Salvatore, risponde così: volendo per sé il culto dovuto al Signore e scimmiottando le istituzioni cristiane. Il diavolo ha le sue chiese, i suoi consacrati, i suoi adoratori, i suoi seguaci. Persuaso Don Amort che queste scemenze siano opera del diavolo e non semplicemente di uomini insensati. Non si rende conto il noto esorcista che non sono questi i veri mali del mondo, che non sono le sette sataniche a scatenare le guerre, a far morire di fame e di malattie moltitudini di esseri umani. Non comprende che le possessioni diaboliche sono un'inezia in confronto alla malvagità e all'indifferenza di uomini che non strillano, non si dimenano, non parlano lingue nuove, non sputano sugli oggetti sacri e magari non bestemmiano mai, ma sono capaci di distruzioni, devastazioni, genocidi. Secondo l'esorcista, la lotta del diavolo che vuole portare gli uomini alla perdizione è una lotta che conduce da disperato, sapendosi già sconfitto. In realtà, considerando tutto il male che è stato compiuto e che tuttora viene compiuto nel mondo, bisogna riconoscere che, almeno sino ad oggi, al diavolo non è andata poi così male. Ciao a tutti e al prossimo video.